Nicoletta Vallorani è un'autrice che ho, a cui sono molto legato, si può dire che sia cresciuto con lei, nel senso che nel frattempo le sue primissime opere sono uscite quando io ero adolescente. E c'è questo ciclo di romanzi, in cui la protagonista è un'investigatrice, però c'è sempre questa sottotrama di questo complicato rapporto con la nonna, questa protagonista, questa nonna esuberante, lunatica, scostante sotto certi aspetti, ma molto invadente sotto altri. E nel corso del ciclo dei romanzi questa cosa cambia e nell'ultimo romanzo lei vive a casa della nonna, che nel frattempo è morta, e vive col fantasma della nonna. E tutte le spigolosità del carattere continuano a esistere, ma nel frattempo recuperano un rapporto che non avevano forse avuto quando lei era viva. E sinceramente avrei voluto leggere un pezzetto da ognuno di questi, ma avremmo fatto notte, quindi ne ho scelto soltanto una scena dal primo romanzo, si chiama La fidanzata di Zorro ed è letteralmente il primo ingresso in scena della nonna. Poi arrivò nonna Psycho. Psycho, come spesso accade, a salvarmi. E la protagonista in questo momento sta badando alle figlie di sua sorella, quindi ha in casa le figlie di sua sorella, a sua volta bambine piuttosto esuberanti. Entrò in un turbine di capelli verdini che sapevo essere stati non già un errore della parrucchiera, ma una sua libera scelta. Oggi erano avviticchiati tutti in cima alla testa, perfettamente composti come fossero stati messi in posizione e poi fissati per sempre con uno strato di vernice trasparente. «Hola, nonna!» urlò Paola che la vide entrare, poiché era l'unica seduta di fronte alla porta d'ingresso, in posizione favorevole al nostro tavolo da cucina. Adelaide Libra, detta Psycho, e mia nonna. E questo insieme alla strana forma di affetto morboso che nutre nei confronti della famiglia spiega in parte l'origine del soprannome, nonna Psycho. Ha passato la vita da Salerno a Milano a mettere al mondo figli solo per tentare immediatamente di toglierseli di torno. Non necessariamente con l'omicidio, si intende, ma ci sarebbe arrivata se qualcuno avesse rifiutato di andarsene appena sopraggiunta l'età della ragione. Come è noto, si cambia sempre con i nipoti. I nipoti sono un'altra cosa, certe volte sono condannati a risarcirti di quello che i figli non ti hanno dato. Così nonna Psycho ci stava appiccicata addosso. Da sempre. Da quando i traslochi ci avevano condotti tutti inesorabilmente dal sud al nord. Ci stava appiccicata addosso, odiandoci con tutte le sue forze, presumo, ma ormai incapace di schiodarci dalla sua vita. Del resto si invecchia e si diventa fragili. E allora si fanno cose strane, si tollerano le nipoti e si adorano le pronipoti. Se nonna Psycho fosse vissuta abbastanza da vedere gli sventurati figli di Paola, con loro si sarebbe comportata di certo da mamma eccellente. Biologicamente nonna Psycho è la sfortunata madre di mia madre. Una donna inaffidabile, quest'ultima, che non vedo da parecchi anni e che da quello che ricordo, poco per la verità, era un personaggio piuttosto divertente, anche se non è rimasta a divertirci a lungo, me e mia sorella. Nonna Psycho, che anche lei non brilla per senso di responsabilità, aveva comunque superato l'età in cui pensava che fosse conveniente per una signora andarsene in giro per il mondo. E perché mia madre lo fa ancora. E poi dov'è finita adesso? L'ultima cartolina la dava insegnante di tecnica turistica in una scuola per italiani in un posto tipo Zanzibar, che tra parentesi non deve essere molto diversa dalla nativa Salerno. Nonna Psycho si fece carico di me e di Arianna.
Lo fece come sapeva farlo lei, mettendoci in mente alcune idee a tinte forti sul senso della vita, sulla salernitudine stravagante di alcune donne del sud, cioè lei stessa, sua figlia e le sue nipoti, e su ciò che è socialmente conveniente rispetto a ciò che invece non lo è. E adesso, a 80 anni, era ferma sulla porta di casa mia, della quale aveva in mano le chiavi. Con punta collant verde scuro a piccoli fiorellini neri, in un tessuto aderente che si sarebbe adattato senza difficoltà a Moana Pozzi, e che era guarnito in vita da un cinturone imbullonato tipo cowboy, color verde pisello. Quest'ultimo naturalmente faceva andare con i capelli. Salve bambine, cinguettò, per nulla stupita di trovarci tutte lì.